Ciao a tutti, guerriere e guerriere Sailor, bentornati in questo primo e unico video del giovedì. Come sapete, dopo una settimana di stop, ritorna Pillole Sailor, un altro personaggio secondario che analizzeremo oggi. Per problemi di editor che avevo per colpa della mia memoria sul computer portatile, volevo dirvi anche un'altra cosa. La prossima settimana ci saranno due vlog, mercoledì e venerdì. Il mercoledì sarà il penultimo vlog delle mie vacanze a Napoli, girate a settembre 2016, mentre il 23 dicembre e il 30 dicembre ci saranno due vlog girati a Firenze. Quello del 23 dicembre è girato a inizio ottobre, penso verso il 5, il 4, ora non mi ricordo. E il 30 dicembre ci saranno un altro vlog sempre girato qui a Firenze, e come ho detto e ripetuto, non sarò da solo in quest'altro vlog che vedete il 30 dicembre, quindi state, come si dice, state molto attenti nell'attesa. E a parte questo, non c'è altro nulla da comunicare. Torniamo, iniziamo subito con la pillola Sailor. Oggi parliamo di Kenji Tsukino. Chi è Kenji Tsukino? In Italia Mediaset non ha dato il nome, quindi non si chiama. Praticamente il padre di Usagi nel XX secolo, e padre anche di Shingo, che è il fratello di Usagi nel XX secolo, e marito di Kenji Tsukino, la madre di Usagi e di Shingo. Ikuko è la madre di Usagi di Shinko. Kenji è il marito e il padre. Kenji, diciamo che viene mostrato nell'anime degli anni 90, nel primo arco della versione anni 90, penso anche in Sailor Moon R, penso. Mentre da Sailor Moon S, Sailor Moon Super S, Sailor Moon Stars, ovviamente riferite alle le ultime tre serie degli anni 90, Kenji non appare praticamente poche volte. In Sailor Moon Stars no, e penso le ultime apparizioni lo faranno, probabilmente l'avrà fatte. Forse in Sailor Moon Super S, in Sailor Moon S ho i DVD, quindi non l'ho mai visto, cioè non viene neanche menzionato, però è molto più presente nelle prime due serie, Sailor Moon R e Sailor Moon, quella riferita al primo arco con Dark Kingdom. Kenji, ora non mi ricordo che lavoro fa, praticamente Kenji è il classico giapponese, lavoro, quindi lavoro, casa, cena, colazione, questi sono i momenti in cui noi vediamo Kenji, quando si trova insieme alla famiglia, oppure quando Usagi gli presenta e gli dice che Mamoru è il fidanzato. Ovviamente mi sto riferendo all'anime degli anni 90. Kenji sembra non prenderla bene. In Sailor Moon R, quando arriva Chibiusa dal 30° secolo, Kenji viene praticamente ipnotizzato da Chibiusa, perché appunto si crede che è una sua seconda figlia, una sua terza figlia, la terza figlia più piccola, la sua seconda figlia più femmina.
A differenza di Google, che verrà ipnotizzata, penso, e saranno ipnotizzate probabilmente, anche se non gli faranno mai vedere Shingo e Kenji nel Zenomo Stars, da Sailor Chibi-Chibi o Chibi-Chibi Moon. C'è un episodio della prima serie anni 90 dove vediamo tutta la famiglia Tsukino andare un viaggio, diciamo, andare a un lago. E quello è stato il primo e unico episodio delle serie anni 90 dove si mostra, dove possiamo vedere la famiglia Tsukino a completo. Poi, come ho detto, non viene più Kenji, non appare più in tutte le altre serie. Nel manga in Crystal invece la questione, come ho detto, sembra diversa, perché Kenji e Ikuko appaiono penso non sempre, perché io l'ho letto il manga del terzo arco, e quello dell'arco Dream e addirittura l'arco Stars, quindi Ikuko compare in uno degli ultimi archi, ma sempre come personaggi secondari, quindi in questi tre archi Kenji non l'ho visto praticamente comparire, quindi praticamente forse ha qualche piccola apparizione in Crystal, penso, in Crystal 3 penso anche la stessa cosa, però come abbiamo potuto vedere nei primi due archi, anche in Crystal e nel manga, anche se io devo iniziare a leggere ma, i due archi, quello del Black Moon e Dark Kingdom, e la cosa bella è che io non ho, sono talmente un periodo tutto impegnato, non riesco a trovare il tempo di iniziare a leggere online i due primi archi del manga di Sailor Moon. Praticamente Kenji, penso che anche nei due archi del manga, in Crystal compare molto di più, come è successo nell'anime degli anni 90. Però io ora non mi ricordo molto bene se Kenji nei due archi, perché non li ho ancora letti, ma ho visto la versione Crystal, nella versione Crystal qualche volta compariva Kenji, non sempre, ma compariva, come era nelle due serie degli anni 90. Kenji non mi ricordo se in Sailor Moon S negli anni 90, nell'anime degli anni 90, vi posso confermare che Kenji penso che potrebbe apparire di meno, non proprio, ora non mi ricordo perché è da tanto che non vedo tutta gli episodi di Sailor Moon S. Super Sailor Moon S, Sailor Moon Super S, chiedo scusa, ora non mi ricordo. Compare Ikuko, quello sì, quello me lo ricorda anche Shinko, ma Kenji può forse, anche lui dovrebbe comparire, visto che in Sailor Moon Stars non compare nessuno, né il padre né il figlio, solo Ikuko e la madre. La moglie di Kenji e la madre di Shinko. Kenji, secondo me, è stato dato un po' poco importanza come Shinko e Ikuko, perché secondo me dovevano dare importanza, perché essendo personaggi secondari, sì, ma sono la famiglia del XX secolo, nella reincarnazione di Serenity Junior, quindi era logico che dovevano avere un'importanza strategica nella storia, nell'arco. Ma secondo me, penso, il manga in Crystal a Naoko gli abbia voluto dare, anche se poco, ma grande importanza forse nei primi due archi, oppure in tutti i cinque archi, ora non so molto bene. Mentre negli anni degli anni 90, solo nei primi due archi, poi dal terzo arco fino al quinto arco, Kenji non compare neanche menzionato insieme a Shinko, quindi lì mi è dispiaciuto. Io penso che, essendo il capofamiglia, la famiglia Tsukino, dovevano dare più importanza a Naoko,
nell'anime degli anni 90, poi rimane in Crystal, anche se è stato dato un po' di scene, un po' di questo, però va bene così. Però giustamente la storia del manga è centrata sulla figura di Sailor Moon, di Usagi, dei nemici, però giustamente la sua famiglia del XX secolo poteva dare qualcosa. Negli anni 90 questo non l'ho visto. Cos'altro più da dire? Io non ho delle preferenze, perché sia su Ikuko, chiedo scusa perché mi è venuto un po' la tosse, Ikuko e Kenji e Shinko non appaiono, cioè non ci danno una propria descrizione delle loro vite, quindi come se fossero, quindi per me non è non ho un Shinko, un Ikuko o un Kenji preferito, una versione anni 90, una versione Crystal, una versione manga, perché appunto abbiamo poche informazioni di loro, perché loro si mostrano poche volte. Anche se Ikuko è quella che è addirittura arrivata nella quinta serie solo per un episodio, nell'anime degli anni 90 e anche nel manga, nell'Arco Stars, comparirà in una scena, questo me lo ricordo su Ikuko. Kenji invece no, sembra scomparso dal mondo, forse perché è sempre impegnato nel lavoro, quindi Naoko abbia pensato a Kenji come il classico giapponese capofamiglia, che esiste casa, lavoro e basta, quindi il ruolo della famiglia, del capofamiglia, dell'importanza dei figli, della moglie, non capisco molto bene questa sua scelta di Naoko, ovviamente. Forse perché Naoko avrà preferito mostrare altri personaggi, quelli principali di più, e dei nemici che questi personaggi secondari. Un po' mi dispiace che la famiglia Tsukino viene declassata come i grandi signori che hanno declassato Plutone come pianeta, che per me da qua entra e da qua esce. Bene ragazzi, io concludo così le pillole Sailor di oggi. La prossima settimana parleremo di Shingo Tsukino, ovviamente l'ultimo componente della famiglia Tsukino, e poi altri personaggi verranno in futuro e altri giovedì. Domani c'è vlog del mie vacanze di Napoli, penultimo giorno, perché appunto è stato registrato penultimo giorno prima della partenza, mentre i due vlog che vedrete la prossima settimana si distingueranno, perché sono riferiti al giorno della mia partenza da Napoli per ritornare a Firenze. Abbiamo quello di mercoledì, il penultimo, una parlata, quindi ve lo posso dire, mentre il secondo sarà solo mostrato da immagini, perché appunto essendo un luogo pubblico non potevo parlare assolutamente per non dare disturbo alle persone. E poi lo vedrete. Quindi io vi aspetto domani con questi vlog, con questi ultimi vlog napoletani. Nell'info box troverete tutti i miei link, pagine Facebook, gruppi Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e Snapchat con il nome di Sailor Moon Fans, e anche i link del canale, dei canali partners, dei canali youtubers partner del Sailor Team, li trovate tutti sotto. Noi ci vediamo domani e quindi ciao guerriere Sailor, a domani con il vlog, ciao.